Forse adesso ci ha ripensato. No, no, la ringrazio. Vede, saranno almeno 20 anni che non mi confesso, da quando ero ragazzo. E adesso ha perso qualsiasi interesse alla confessione. O l'ha ritrovato? No, beh, io non posso dire di aver trovato mai la confessione molto interessante. Almeno non condotta così, come avviene di norma. Mi è sempre parsa un po' fredda, schematica. La difficoltà a rivelare a qualcuno, a uno sconosciuto, le cose più intime. Mi è sempre parsa una forzatura, così, col tempo, non ci ho più creduto. Eppure, poco fa ha esitato prima di rispondermi. Sì, sì, è vero, è possibile. Ho esitato. Ma non mi chieda perché, perché non lo so neanch'io. Forse il bisogno di parlare, o magari perché lei non ha l'aspetto del prete classico. Non so se prenderla come un complimento oppure come, non so, una mancanza di forma da parte mia, di professionalità. No, niente di tutto questo, assolutamente. Anzi, lei ha un aspetto molto rassicurante. Nei miei ricordi di ragazzo il prete era una figura severa, pronta a bacchettare, forte. Ma non saranno tutti così. E poi probabilmente l'impressione giusta di me. Almeno io non ho più l'impressione di darla. No, direi proprio di no. Apprezzo molto questa confessione non canonica. Le dicevo che lei era diverso. E forse potrebbe essere questo il modello di confessione ideale, lasciando alla discreta umanità dell'anima le colpe inconfessabili o dure da rivelare. Ma se e quando ne sentirò il bisogno, per me sarà più semplice rivelarle tutto quello che c'è qui dentro e che umanamente procura sofferenza. Se almeno la prima parte della confessione fosse questa, sarebbe più preparatoria. Più lunga forse, certo, ma più umana. In fondo Cristo concedeva molto tempo ai suoi simili. Tutto il suo tempo. Già. Strano che lei non abbia un auditorio più attento. Lo spirito dei suoi fedeli ne beneficerebbe. E anch'io potrei forse, chissà, approfittare della sua confessione. Forse... Chissà. Cosa? No, niente. Stiamo sognando, vero? C'è qualcosa nella vita che non nasca dal sogno? O che non avvenga per l'appagamento di un sogno? No. No, forse no. Ma il problema arriva quando il sogno è non sapere.